Ciao a tutti e a tutte! Nel video di oggi vi parlo delle mie saghe preferite. È un video che mi è stato chiesto più di qualche volta, l'ultima volta mi è stato chiesto poi un video sulle saghe familiari, però è un genere che ho iniziato a leggere abbastanza di recente, quindi non ho letto tantissimi libri sulle saghe familiari, per cui ho pensato di fare un video unico. Quindi è un video in cui magari vi parlo di saghe familiari, saghe fantasy, eccetera. Può essere che ci sia un libro autoconclusivo oppure una saga, nel senso una serie di libri, quindi magari una dilogia, una trilogia, una tetralogia, quello che è. E ci metto dentro anche saghe concluse e saghe che invece sono ancora all'attivo. È vero che in quest'ultimo caso tutto potrebbe andare in vacca, ma se sono appunto una serie di libri che finora sono usciti e che io ho amato, insomma, per ora ve li consiglio. Non potevo iniziare questo video senza metterci dentro per primo una delle mie saghe preferite. Sto parlando della saga della Torre Nera di Stephen King. A piccola parentesi, vi mostro solo i primi volumi delle serie, insomma. Questa è una delle mie saghe preferite, come vi dicevo. Alcuni di voi mi chiedono spesso di fare dei video aggiornati su questa serie, riparlarne sul canale, perché effettivamente con la Torre Nera ci ho fatto i primi video qui su YouTube che fanno veramente schifo, quindi non andateli nemmeno a cercare. Se già adesso dico spessissimo... Non avete idea dei miei primi video, non avete proprio idea. Durano mezz'ora, potrebbero essere riassunti in 5 minuti, i restanti 25 minuti sono io che dico... Ok. Quindi è una cosa in realtà che voglio assolutamente fare, voglio fare un bel video su questa serie. C'è solo un piccolo problema. Prima devo terminare tutti i libri di Stephen King. Poi voglio rileggermi questa serie e poi farci un video mega figo. Quindi, insomma, credo che ci risentiamo tra un paio d'anni. Si tratta comunque di una serie di libri particolare anche per il genere, perché ci mette dentro appunto diversi generi letterari. Abbiamo il fantasy, abbiamo la fantascienza, abbiamo l'horror, abbiamo il western, quindi tante robe. La serie, in modo molto generale, diciamo, è basata sulla vita più o meno di un pistolero, il mio amato Roland, che è un antieroe, che diciamo compie una sorta di pellegrinaggio alla ricerca di questa torre. La serie è molto importante, a parte che è comunque ora della fine. Un'opera mastodontica, perché questo è un libricino ed è il peggiore della serie, il primo volume. In questo periodo non mi stupisce che King fosse un po' ubriaco e anche un po' drogatello. E conta 220 pagine, gli altri sono tutti dei mallopponi, quindi ora della fine, appunto, come vi dicevo, una serie mastodontica. Però è molto importante perché nei libri di King ci sono tantissimi riferimenti appunto alla saga della Torre Nera. Altra saga che non vi potevo non citare, Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. Questa è una saga non ancora conclusa, per il momento sono usciti 5 libri, più o meno tutti di quest'andazzo, e anche qua quindi un'altra bella serie corposa. E proprio le robe che piacciono a me, insomma, e genere fantasy. Qui abbiamo, diciamo, un mondo immaginario con due continenti principali, la civilizzazione di tipo feudale, si crede che la magia, le creature magiche come, non lo so, draghi, metalupi siano, scomparsi. In realtà non è assolutamente così. Ci sono diverse linee narrative, diverse casate, diversi quindi personaggi principali che prendono proprio parola con capitoli a loro associati, tantissimi intrighi, lotte interne, forze politiche che si scontrano, molta violenza, insomma c'è un po' di tutto qua dentro, molto 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 bello. Magari Martin, muoviti. Prossima saga, trilogia, diciamo che... È una saga un po' discussa, nel senso c'è chi la ama, chi la odia.
devo dire che l'ho apprezzata particolarmente. Sto parlando di Nevernight di J. Christophe. Non mi ricordo se ve l'avevo detto, trilogia genere fantasy. Qua diciamo mondo distopico piuttosto violento per quanto riguarda la parte politica, quindi anche, non lo so, i personaggi, i vestiti, tutta l'organizzazione appunto politica, sociale, diciamo che mi ricorda l'antica Roma, mentre per quanto riguarda l'ambientazione ricorda un po' di più l'antica Venezia. E niente, a me, come vi dicevo, è una saga che mi è piaciuta. Poi una saga che non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Non vi faccio vedere i libri perché avrei dovuto spostare due bacchette, tre Funko Pop, altri libri e tirar fuori quelli. Sto parlando di Harry Potter, quindi insomma, anche per questo direi che non vi mostro nemmeno i libri perché l'abbiamo ben presente tutti quanti nelle varie anche edizioni che sono state fatte. Io tra l'altro qui ho quella inglese che è bellissima, ed è la mia preferita. E vabbè, Harry Potter, che vedevo dire? Allora, poi qua tiro fuori, ho veramente preso un libro a caso di questa autrice dalla libreria. In realtà vi consiglio tutte le saghe, tutti i libri anche che se non sono saghe, tutti i libri di questa autrice. Sto parlando di Robin Hobb con un primo libro di una trilogia così a casaccio. Robin Hobb che io sto leggendo rigorosamente in inglese. Allora, io ho letto una, due, tre trilogie, sto leggendo una tetralogia e mi sono piaciuti tutti questi libri, mi sono piaciuti tutti, saga fantasy, Robin Hobb, come vi dico sempre, non si concentra su azioni, battaglie, scontri, sangue, assolutamente no, si concentra molto sui personaggi in generale, sulla loro psicologia, sui loro comportamenti, le loro azioni, i loro pensieri, le loro riflessioni, le loro debolezze, c'è proprio poi un'evoluzione dei personaggi che va di pari passo con l'evoluzione della storia. Quindi se vi piacciono i fantasy di questo genere, assolutamente Robin Hobb, consigliatissima. C'è comunque un aspetto magico molto molto interessante, ci sono i draghi, insomma, una delle mie autrici preferite. E veniamo adesso a qualche saga familiare, che in realtà sono saghe familiari che hanno praticamente letto quasi tutti, però ne ho altre da leggere a casa, quindi abbiate pazienza che prima o poi arriverà un altro video. Comunque, la prima che vi consiglio ovviamente L'amica geniale di Elena Ferrante, una tetralogia, quindi quattro libri, finalmente una saga italiana, ambientata anche in Italia, a Napoli, diciamo che si concentra su due protagoniste femminili, Elena e Lila. Si parte col primo libro dalla loro infanzia e si arriva all'adolescenza, poi ovviamente con gli altri libri si continua a seguire la loro crescita. Sia proprio a livello di età, sia anche crescita a livello di maturazione anche della loro amicizia proprio. E ovviamente poi attorno a loro ruotano tutta una serie di altri personaggi. Altra saga familiare abbiamo Gialna di Masu della Roche. Roche, cosa mi è uscito oggi? Vabbè. Avete capito comunque, Gianna, saga composta da 16 volumi. Ebbene sì, ve lo dico sempre così, io metto le mani avanti, perché è una cosa che spaventa tante persone. Finora ne sono usciti tre, io ho letto i primi due, il terzo mi sta aspettando in Italia, voglio piangere. Che dire? È una saga familiare ambientata in Canada. Gianna è il nome del maniero dove vive questa famiglia numerosa, la famiglia White Oak, che vi dirò è anche una famiglia piuttosto strana. Vi devo anche dire sinceramente che nel primo libro ho fatto un po' di fatica a sentirmi coinvolta da questa famiglia, nel senso che non mi sentivo un membro dei White Oak. Col secondo volume fin da subito mi sono proprio inserita tra questi membri strani che molto spesso prenderei anche un po' a sberle. Non sono delle persone di facile comprensione, non sono immediate. A volte potreste non amare tutti i personaggi, però
Però un po' alla volta credetemi che vi affezionerete, cioè io ho proprio fatto un salto enorme dal primo al secondo volume, quindi vorrei avere subito qui con me il terzo. Poi trilogia ambientata in Germania che inizia con Figlia di una nuova era di Carmen Korn, l'autrice. Trilogia ambientata in Germania, vi dicevo, quindi insomma potete immaginare da voi, considerate che il primo volume inizia nel 1919, poi si arriva forse ai primi anni del 2000 o al 2000, insomma non mi ricordo esattamente, con l'ultimo libro. Quindi insomma immaginatevi che pezzi di storia che vengono toccati e affrontati nel corso di queste pagine. Si potrebbe anche definire una saga tutta al femminile, visto che le protagoniste sono quattro, sono tutte donne, sono quattro amiche che però formano una bellissima famiglia. E ovviamente non mancano i maschietti, ci sono tutta una serie di personaggi maschili assolutamente dipinti molto bene, con una bella personalità, insomma, non è che l'autrice si concentri solo sulle figure femminili, assolutamente no. Però sicuramente sono loro le quattro principali figure, almeno nel primo libro, ecco. Poi ci saranno capitoli anche dedicati agli uomini, per dirvi. E niente, molto 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 bella. Altra cosa che comunque non vi ho detto, non entro nei dettagli perché anche in questo caso sono tutti i libri di cui vi ho già parlato abbondantemente sul canale, sul blog, su Instagram, ovunque, su Goodreads, dappertutto. Quindi se volete poi scoprirne qualcosina in più, sapete che trovate insomma tutti gli articoli, i post dedicati in giro sui miei social. Allora, c'è da dire che ovviamente tutte le saghe inserite qui dentro sono saghe che a me sono piaciute tanto. Ci sono alcune saghe che porto più nel cuore sicuramente rispetto ad altre. Per quanto riguarda le saghe fantasy, appunto, la Torre Nera è veramente una delle mie preferite. Tra le saghe familiari, forse quella che mi ha rubato il cuore, forse anche perché è stata una delle prime saghe familiari assieme all'Amica Geniale che ho letto. Non lo so, fatto sta che questa mi ha proprio rubato il cuore e sto parlando dei Casalè di Elizabeth Jane Howard, in questo caso i volumi che sono comunque dei malloppetti, ma veramente si divorano, sono 5. Qui, oltre a appunto seguire lo sviluppo, le vicende, la storia della famiglia Casalè, scopriremo anche insomma i cambiamenti della vita e della società inglese anche a causa della guerra. E veniamo con l'ultima saga familiare, in generale l'ultima saga inserita in questo video, che tra l'altro è l'unica, se non vado errata, che è una saga autoconclusiva, si compone di un unico volume. Sto parlando di un libro letto assolutamente di recente, La casa degli spiriti di Isabel Allende. Anche in questo caso forse potremmo definirla come una saga femminile perché le protagoniste femminili sono molto molto importanti e ricorrenti, insomma, anche se c'è da dire che c'è un protagonista maschile che sarà sempre presente dall'inizio alla fine di questo libro e appunto sarà una figura assolutamente centrale per la storia. Una saga familiare, diciamo che si intrecciano le storie della famiglia Del Valle con la famiglia Trueba, ma è anche la storia di una nazione, come vi dico spesso, anzi sempre, quando vi parlo di questo libro, si parla infatti anche della storia del Cile. Bene ragazzi, queste erano le mie saghe del cuore, le saghe che ho letto nel corso degli anni, che ho amato tanto e che ovviamente vi consiglio. Spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete letto alcune di queste saghe, se siete d'accordo con me oppure no nel consigliarle. Se avete altre saghe da consigliarmi, scrivetele pure qua sotto, che siano saghe fantasy, che siano saghe familiari, soprattutto che amo sempre tanto. Ne ho altre in Italia e qui in Galles che insomma aspettano di essere lette, quindi come vi dicevo, prima o poi, datemi un po' di tempo ovviamente, farò un altro video sulle saghe, insomma. E niente, vi lascio questi primi volumi linkati qui sotto ad Amazon e ADBS con cui sono affiliata, se volete leggervi la trama oppure procedere all'acquisto.
E vi ricordo che qua sotto trovate il mio account Ko-fi se volete seguirmi, no, se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi, e trovate anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi blog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. A questo punto direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!